Sono Giacomo Ballari, siamo nella mia azienda, l'apicoltura Ballari di Barge. Alleviamo migliaia di alveari in produzione per il miele e poi da qualche anno abbiamo sviluppato anche un'attività legata alla riproduzione del materiale, quindi delle api per altri apicoltori, quindi a partire da nuove famiglie d'api alle regine che commercializziamo sia in Italia che all'estero, in particolare in Francia. Se posso chiedere i numeri, no, della vostra azienda, quante arnie avete, quante api e quanta produzione? Allora, abbiamo in questo momento 1000 alveari in produzione per miele e poi riproduciamo dalle 700 alle 800 famiglie all'anno di nuove famiglie che poi vengono commercializzate. Abbiamo assieme a questo anche una produzione sostanzialmente di 3500 regine all'anno che anche queste vengono prodotte in parte per utilizzo aziendale, in parte poi vengono commercializzati e messi a disposizione degli altri apicoltori. La produzione media aziendale si è attestata negli anni attorno alle 50 tonnellate di prodotto all'anno. Ahimè, stiamo vivendo alcuni anni di grosse difficoltà produttive, e quindi di conseguenza è fortemente calata ed è anche questo il motivo per cui come azienda abbiamo cercato di diversificare un attimo, l'attività produttiva, inserendo anche la parte di riproduzione. Siamo nel nostro punto vendita aziendale in cui possiamo vedere tutta quella che è la nostra produzione. Negli anni abbiamo diversificato un po' la produzione anche in funzione di quelle che erano le richieste che i clienti, i consumatori ci facevano. Ci siamo ultimamente specializzati un po' di più su alcune produzioni particolari della collina, della nostra montagna, visto che oltretutto siamo molto vicini, senza andare a trascurare le produzioni tradizionali, quindi di acacia, di castagno, eccetera, che comunque facevamo già da tempo. Ma abbiamo cercato di andare a riscoprire alcune nicchie o alcune, come dire, nuove produzioni, ad esempio i frutti rossi, che è una produzione che facciamo in alcune tenute, aziende sostanzialmente biologiche di mirtilli e lamponi, in cui si è riuscito a caratterizzare un miele di nettare di questi coli frutti. C'è alcune produzioni particolari di montagna, abbiamo cercato anche lì di diversificare, da una parte i mieli di alta montagna, ricchi di rododendro, addirittura con rododendro in purezza, ad alcune produzioni di mezza montagna, tra cui in particolare, mi piace raccontarla perché un po' ci contraddistingue, abbiamo cercato di recuperare l'esperienza che c'era su queste montagne, dove già da inizio secolo i ricavatori esportavano a seguito, nel fare la stagione estiva in cava, degli alveari che spesso allevavano addirittura all'interno di cavità delle pietre e producevano questo miele in queste aree che abbiamo provato a riprodurre, cioè nel senso a riportare anche noi le api in questi contesti per produrlo, che era un miele molto particolare, ricco di fiori di montagna, ma con qualche tratto comunque leggermente amarognolo dovuto a dei fiori di cardo selvatico, di genziana, eccetera. L'abbiamo chiamato miele di cava e credo che questo sia un po' una chicca, una cosa particolare che caratterizza un po' assieme agli altri mieli il nostro territorio. Abbiamo poi il polline, l'azienda in collaborazione con altre aziende del territorio e su supporto anche di Coldiretti. Poi vabbè, le varie tipologie di confezionamento del miele, sia in vaso classico come siamo abituati, a confezioni e delle linee di degustazione di miele, quindi con dei vasetti di minor dimensione che poi vengono facendo delle tavolozze o delle vere e proprie degustazioni che il consumatore può consumare lui direttamente per conoscere tutti i nostri prodotti o può offrire in tavola per, come dire, aiutare i commensali nel degustare le varie tipologie di miele. La vendita diretta è stata una grande opportunità per le aziende agricole, soprattutto per creare un rapporto di fiducia con il consumatore. Come ha vissuto da imprenditore questo percorso? Ma è stato assolutamente interessante sviluppare questo tipo di attività, intanto perché uno ha la possibilità di avere un ritorno immediato di quella che è la percezione e, come dire, se funziona, no? Quello che è l'impegno che uno mette dietro una produzione di un prodotto e quindi anche uno scambio utile e importante in termini di crescita. Dopodiché, fortunatamente, fare vendita diretta all'interno di una rete, di un circuito con altre aziende, ci ha dato la possibilità anche di un confronto, di un arricchimento da questo punto di vista che ritengo assolutamente importante, nel senso che comunque c'è la possibilità veramente di approfittare l'un l'altro delle proprie esperienze, di mettere in circolo anche quelle che sono
i clienti, la sensibilità dei clienti e quindi di accrescere quello che poi può essere il bacino di clienti interessato al proprio prodotto. In più per il consumatore io dico è un qualcosa di, credo, spero, importante, perché c'è la possibilità veramente di capire cosa stiamo comprando, qual è l'impegno, la costanza che l'azienda ha in termini di attenzione alla salubrità del prodotto, all'ambiente, eccetera, e quindi di conoscere meglio quello che poi ognuno di noi, cibandosi, sostanzialmente consuma e mette a disposizione del proprio corpo. Quindi siamo molto sensibili alla salute, eccetera, a volte ci si dimentica di questo aspetto, ma in realtà i prodotti agroalimentari, i nostri prodotti, sono vitali per il nostro organismo, e credo che sia estremamente interessante e importante spendere anche qualche minuto in più nell'andare a scegliere i prodotti, nel conoscere il produttore, nel conoscere cosa c'è dietro un prodotto, che per me è sempre, quando c'è la possibilità di uno scambio col consumatore, è sempre un elemento poi di crescita, di studio di nuove soluzioni aziendali, di nuovi prodotti, per venire incontro anche a quella che può essere un'esigenza. E quindi ragionerei questa esperienza della vendita diretta proprio come un percorso dinamico in cui l'azienda cresce promuovendo quello che sono le eccellenze dei nostri territori, perché sicuramente io credo in questi anni attraverso la vendita diretta abbiamo fatto forse comprendere meglio quali erano le ricchezze del nostro territorio, qual era l'importanza dell'agricoltura, dei nostri prodotti, e quindi credo che questo sia un servizio che abbiamo svolto volentieri tutti insieme, ma di cui dovremmo essere orgogliosi tutti. Credo poi allo stesso tempo la vendita diretta e la collaborazione con le altre aziende mi ha dato la possibilità anche di sviluppare nuove forme di vendita, di commercializzazione dei prodotti, e quindi ho parlato prima dell'importanza e della disponibilità del consumatore a venire in azienda, ma credo che bisogna creare anche le opportunità attraverso l'utilizzo di nuovi sistemi, nuove tecnologie, di poter servire il consumatore nella maniera più semplice possibile. In questo senso l'azienda poi ho strutturato sostanzialmente ormai da 15 anni un sistema di vendita online in cui in realtà ho sempre piacere che il cliente venga in azienda, ma una volta che ci ha conosciuti ho piacere di fargli arrivare il prodotto a Milano, più che a Roma, più che a Napoli, più che a Torino, direttamente a casa propria nell'arco di un paio di giorni. Credo che però le due cose debbano andare insieme, nel senso che altrimenti poi uno, cioè internet, lo shop online, eccetera, è interessante, sappiamo che è in crescita, ma è anche disorientante, nel senso che se andiamo su internet e clicchiamo miele troviamo ovviamente di tutto. Quindi il tenere insieme, agganciate le due cose, invece è interessante, perché diventa un servizio in più che diamo ai nostri clienti, sempre con l'idea e il piacere di poterli ospitare però in azienda a conoscerci direttamente, a disgustare magari insieme un prodotto e capire anche quelli che sono l'impegno e le suggestioni che ci sono dietro un prodotto, perché spesso quando acquistiamo un vasetto di miele ci perdiamo un po' questi aspetti, quello che sono le caratteristiche di un territorio in cui viene fatto.